Abbiamo insediato i tavoli tematici che hanno già iniziato a lavorare. I problemi da affrontare sono tantissimi. In cima alla lista sicuramente metterei sanità e lavoro, ma poi abbiamo tanti altri argomenti da affrontare. I tavoli hanno iniziato a lavorare e stiamo avviando anche l'ascolto, la consultazione con tutti i portatori di interesse, con tutti gli abruzzesi, perché la rilevanza dei problemi da risolvere è tale che richiede il coinvolgimento di tutti. Non vogliamo che il programma venga calato dall'alto, ma che venga discusso, partecipato e scritto da tutti gli abruzzesi e gli abruzzesi, in modo tale che poi sarà ancora più agevole, quando bisognerà tradurlo in azioni concrete di governo, mobilitare tutte le migliori energie della regione. Ne abbiamo un gran bisogno, ne ha bisogno l'Abruzzo, e proprio per questo intendiamo procedere con il più ampio coinvolgimento possibile già nel momento di prima ideazione del programma di governo. È indubbio che un utilizzo così, direi, ridotto della principale autostrada che collega l'Abruzzo, che collega il sud al nord del paese, provocherà una flessione. Si è calcolata una perdita del PIL per la chiusura dei tunnel che consentono di attraversare le Alpi. Io non penso che avremo dei dati così negativi, ma sicuramente un effetto negativo ci sarà, cioè un effetto negativo in termini di perdita di tempo, di risorse, di persone, di viaggiatori bloccati sull'autostrada. È necessario che ci sia, prima ancora che una compensazione, una migliore organizzazione dei lavori. Non è pensabile che i cantieri siano aperti solo per un periodo limitato di tempo. Ho letto sulla stampa questa mattina che probabilmente ci sarà l'attivazione di cantieri notturni. Io lo auspico. Non è possibile rallentare così tanto la fruizione di un'arteria così importante. C'è poi un'altra questione. Lavori così ingenti, così rilevanti, sono lavori anche estremamente costosi. Io non so, e mi farebbe piacere sapere se è stata fatta un'analisi di convenienza considerando lo stato di vetustà di quell'autostrada, uno stato di vetustà che non riguarda solo le condizioni del singolo viadotto, della singola galleria, ma riguarda l'intero percorso, l'intero attraversamento, la possibilità di realizzare una terza corsia, di cui c'è un gran bisogno. E in un tratto autostradale fatto prevalentemente di viadotti e gallerie, la realizzazione della terza corsia non può prescindere da un ripensamento del tracciato. Ecco, mi farebbe piacere sapere se è stata quantomeno presa in considerazione questa ipotesi, se possiamo attenderci oltre che la messa in sicurezza, anche un miglioramento dell'infrastruttura. C'è un progetto a Teramo che è fermo e che lei conosce bene, ovvero quello della cittadella della cultura. Cosa ne pensa di quello che sta facendo o non sta facendo la Regione? Ma io credo che sia assolutamente urgente rifinanziare quel progetto. D'altronde l'ho sostenuto con tutte le mie forze nel momento di ideazione. Io credo che sia assolutamente indispensabile, perché per una città come Teramo questo significherebbe non solo un recupero urbano, un recupero di spazi urbani assai significativo, una riqualificazione del tessuto urbano, significherebbe poi anche attivare un centro economico di produzioni culturali, un centro che ha rilevanza economica nelle produzioni culturali, che potrebbe ridare vita alla città e soprattutto potrebbe giocare un ruolo sinergico con tutte le istituzioni e le associazioni culturali che in questa città sono assai attive e producono eventi e direi cultura in senso lato che è necessario assolutamente sostenere. Quindi auspico che al più presto si possa entrare in quello che a me fa piacere continuare a chiamare manicomio, perché con questo nome evochiamo una parte della storia della città.